Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Un saluto, ben trovati all'approfondimento. Parliamo dei sei passi indicati dalla scienza per la fase 2. Sono almeno sei i passi necessari per poter passare alla fase 2 dopo il lockdown, imposto per arginare l'epidemia di nuovo coronavirus, e a indicarli è la comunità scientifica, che prima di tutto esorta a pianificare ogni azione per avere una chiara visione dei possibili rischi. È fondamentale avere una chiara valutazione del rischio in vista della riapertura, ha detto il vice direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e membro del Comitato Tecnico Scientifico Ranieri Guerra. Riaprire è vitale, ha detto l'esperto nella conferenza stampa della Protezione Civile, ma proprio per questo bisogna definire esattamente che cos'è il rischio e come mitigarlo nelle diverse occasioni sociali, a partire dai luoghi di lavoro. Un passaggio nel quale, ha detto, i test sierologici avranno un'importanza cruciale per avere un quadro completo della situazione. Quanto alla scelta dei test, per Ranieri Guerra è da attendersi che sia una la tecnologia di riferimento, in modo da avere dati omogenei e che sia altamente affidabile. Non possiamo, dice, permetterci di esporre a rischio persone false e positive. Difficile al momento dire quale test sarà selezionato, è uno scenario che cambia continuamente, ma a un certo punto dovremo selezionare ciò che c'è di meglio in quel momento. Ci sono tecnologie che danno approssimazioni al 95%, se potremo avere questo livello di affidabilità avremo un risultato soddisfacente. Una pianificazione scrupolosa è d'obbligo prima di affrontare la fase 2, anche per il fisico teorico Enzo Marinari dell'Università Sapienza di Roma. Maggiori saranno la precisione e l'accuratezza con cui la affronteremo, minori saranno i rischi e i problemi che potremo avere e i sacrifici che dovremo affrontare. Il primo passo, ha detto l'esperto, è controllare che il numero dei nuovi casi continui a decrescere per almeno 2 settimane. Dovremo vedere un continuo miglioramento con un numero inferiore di nuovi casi e decessi. In secondo luogo è importante che ci sia una situazione di non difficoltà nelle strutture ospedaliere, sia nei reparti normali sia nelle unità di terapia intensiva. Il terzo requisito riguarda ancora gli ospedali, dove è importante che ci sia una differenza ben definita tra le strutture per pazienti con Covid-19 e senza. In quarto luogo, le capacità di fare i test devono essere sufficienti, sia di quelli basati sui tamponi, sia per i sierologici che cercano gli anticorpi nel sangue. Questo è importante anche per la tutela del personale sanitario. Il quinto passo consiste nell'utilizzare test sierologici per avere informazioni statistiche globali. È necessario investire in un'analisi statistica che ci dia il quadro della situazione, ossia che ci permetta di sapere esattamente quanti sono gli infetti. Il sesto passo è legato alle app, uno strumento fondamentale, strumenti per seguire le persone che potrebbero contagiare o essere contagiate e ricostruire i loro contatti. Ma a questo proposito, ha concluso, è fondamentale che la capacità di seguire i contatti dei nuovi contagiati vada insieme alla capacità di intervenire.